Vabbè, adesso quando dirà che siamo in onda, che siamo in diretta, intanto cominciamo a preparare le scorze. Dunque, no comment, la dice. Non ci sono commenti, non ci sono visitatori, benissimo. Non c'è nessuno. No, 10. Allora, ciao amici, ci siamo, ci siete? Aspetta, ci siamo, ci siete? Allora, Patrizia, ciao, buonasera, mi senti, mi vedi bene o non mi vedi o non mi senti? Ciao Ste, si vede, si sente benissimo. Oh, benissimo, allora, ben trovati. Ciao da casa Spisni, come tutti i lunedì. Cosa sto facendo? Io sto mangiandomi l'arancia che dicono che di sera non si dovrebbe mangiare e io invece la mangio tutte le sere. E per dire la verità, dormo benissimo quando vado a letto, però anche mio marito la mangia, quindi forse siamo un caso noi o forse, boh, vabbè. Lo sai che a volte ci azzeccano e a volte non ci azzeccano, eh? Allora faccio così che devo, mi ero dimenticata di silenziare, poggio lì anche lui. E sono pronta qua per voi, ma voi cosa ci fate? Perché io poi le bucce non le butto, per questo ho messo scorze d'arancia. Un caro saluto Antonella, ciao Simo da Genova e ciao Grazia, grazie, grazie, ciao a tutti. Io ne ho appena mangiate, dice Elisabetta, e tu dormi? Perché sai quella storia, la mattina, l'oro, là il piombo, tutte quelle storie lì? Io l'ho sentito dire tante volte, ma ho sempre pensato che si sono sbagliati, o forse sono io che sono diversa. Tu dormi? Ciao, dice, ci sono. Ciao Ale, per fortuna scampato al disastro dell'autostrada di oggi. Avete visto che disastro in autostrada fra Piacenza e Parma? Dice che è stato fino alle 12:30 in autostrada da stamattina, alle 7:30 già mi aveva scritto la sera autostrada, penso un po'. Vabbè, buonasera, dorme benissimo Elisabetta. Ah, allora siamo già in tre, io, te e Salvatore. Va bene. Cosa fai con le bucce te Elisabetta? Perché io adesso vedi cosa faccio? Tolgo tutta la parte, no tutta, un bel po' di quella parte bianca, che non è proprio buonissima, eh? Poi con le bucce o le metto. Allora, si fa anche quel liquorino tipo il limoncello usando le buce e le scorze di arancia anziché quelle di limone. Certo, le arance devono essere buone. Io le prendo da Antonio e la Lina che le portano su direttamente, hanno la terra giù, i giardini e i figli le raccolgono e le mandano su e loro le vendono col camion. Però autorizzati, tutto regolare, fanno lo scontrino, fanno tutto. E sono buone perché se non sono buone è inutile mettersi lì neanche già, inutile mangiarle, però dopo che l'hai mangiata, che anzi conservare la scorza per fare del lavoro è proprio tempo perso, direi. Anche di sera senza problemi, serena. Vedi? Allora facciamo della Calabria, dalla Calabria Innocenza. Ciao cara. Allora già abbiamo capito che siamo in diversi che le mangiano di sera, va bene? Buona vita, bacione da Napoli. Le mangio di sera anche Franca. Vedi, mo? Instancabile? No, ogni tanto sono stanca. Oggi, per esempio, sono un po' ribaltina perché ieri sono stata al mare. Sono andata a Ponte Sasso. Ricordatevi, Ponte Sasso, un posto talmente piccolo. Io dico sempre Marotta perché l'uscita dell'autostrada è Marotta, ma in realtà sono a Ponte Sasso, che in quei pochi che siamo lì a Ponte Sasso ci teniamo a dire Ponte Sasso. Allora, va bene, sono un po' stanchina, però mi sono ripresa bene. Sono anche un po' abbronzata, non so se si vede. Ho preso un po' di sole, il tempo che sono stata in terrazza con anche Amanda, così sistemare, vedere un po' di cose, va bene. Allora, diciamo, che cosa si fa con le scorze? Che cosa ci fanno? Per noi arance e limoni di Sicilia. Eh beh, anche io di Sicilia, Antonio e la Lina li portano ne arriva una parte da Agrigento, che è la terra lì, un po' da Siracusa, roba buona. Io con le scorze, vabbè, qualche volta faccio il liquorino, ma poche volte dico la verità perché preferisco il mio nocino nostro di Bologna. Le metto con lo zucchero, le metto nei vasetti, nel vasetto di vetro, adesso chiaramente vanno tutte belle lavate,
metto coperte di zucchero. A volte faccio anche il bagnomaria, perché poi adopero solamente quando mi serve da mettere nelle creme, nella pasta frolla, nelle torte, adopero quello zucchero che sa moltissimo di arancio. Quando la apro, che è passato un po' di tempo, perché tanto io le metto via adesso, ma finché ho delle arance non adopero quelle messe via. Chiaramente le vado ad adoperare fra un mese o due, forse più due che uno, perché le ho già via da un po', eh. E quando le tiro fuori, ma fanno un profumo che sembra di essere tornati a Natale, perché a Natale fanno più profumo che mai. E questa è una cosa. Voi cosa ci fate? Vediamo. Sasso Marconi, Messina, Messina, Siracusa. Ragazze, Maria, Giovanna, diteci cosa si fa con le scorze di arance? Perché mio marito le mette anche quando abbiamo, se c'è il camino o la stufa. Adesso per la nostalgia le mette anche sul termosifone, ma non fanno niente. Ecco. Io ho imparato che le metto a bollire quando faccio i fritti nell'acqua, nel tegamino con l'acqua, ci metto le scorze d'arancia o di limone o tutte e due, secondo che cos'ho, e l'odore del fritto non si sente, non si sente per casa. Cioè, è impossibile non sentire niente, niente, però fra l'aspiratore, perché io l'aspiratore quando faccio i video le posso attaccare poco perché fa rumore. E allora, con questo espediente che mi avete insegnato voi, peraltro, voi follower nelle nostre chiacchiere, mi avete insegnato questa cosa. E le scorze vanno benissimo a fare quella cosa lì. Allora, siccome si frigge tutto l'anno, perché anche due crescentine, due cose, due sfilzini fritti, una cotoletta di mortadella è sempre fritto, averne magari, adesso lì io non le metterei con lo zucchero o con le cose, però le puoi mettere se avete la ghiacciaia, tanto con un sacchettino ne vengono tante, si mettono nel freezerino, molti hanno il freezer proprio, quindi si possono usare ghiacciate. E se no, finché ce ne sono, si sbucciano, le tengo, io adesso queste le tolgo tutto il bianco, poi le tengo, ci penserò, perché sotto zucchero hanno già un bel pochino. Di far del liquore non mi va, può darsi che io le conservi anche perché giovedì, io non so se voi fate ancora carnevale, io sono ancora con la testa un po' carnevalesca magari, e voglio fare due sfrappole perché ho visto che vi è tanto piaciuto, che abbiamo fatto la ricetta rapida. E allora vi darò la ricetta e facciamo le sfrappole in diretta. Così cosa faccio? Con le buccette faccio l'acqua, metto dentro. L'ultima volta ci ho messo anche una fogliolina di alloro. Cosa abbiamo fatto? Forse gli struffoli. È venuto perfetto, eh? Va bene. Allora, datemi un po' delle idee nuove. Per la febbre, alla febbre faccio fatica a seguirvi. Oh, come mi dispiace, Daniela, che tu abbia la febbre. Ma un sacco di gente, però ormai credo che il picco credevo che fosse passato, invece si vede che torna. Ah, va bene. Allora, se avete delle idee, voi se mi dite cosa ci fate con le scorze delle arance, non credo che le buttiate via. Ragazzi, Napoli, Calabria, Sicilia, dateci dei suggerimenti, perché in questo momento se ne mangiano ancora tante, che è tutta vitamina C, ed è un peccato buttarle via, proprio davvero. Ecco, allora, se avete delle buone idee, sarebbe carino che ce le faceste avere. Ecco. Va bene, adesso se me lo volete dire, esatto, si può essiccare e fare la polvere e metterla nei dolci, ma essiccare come? Come dici, la devi mettere nel forno perché adesso il sole da essiccare adesso non c'è. Acqui Terme, venire a trovarti quando vengo a Bologna, beh certo, potete venire tutti a trovarmi. Mi raccomando, telefonate perché non si sa mai, a volte io sono un po' ballerina, vado un po' in qua, un po' in là, se mi chiama Antonella. Se devo andare da Vespa, se devo fare delle riprese all'esterno, allora voi chiamate così io so che state venendo e non me ne vado, vi aspetto. E anche voi venite solo se sapete che ci sono. Allora, lo volevo dire anche a proposito del carnevale, volevo farvi vedere. Guardate che bella ricetta che mi ha mandato, che non farò, non potrò riprodurla, sai? Però, china. La china, ecco, è una ricetta vecchia che non rifarò, ma ti ringrazio comunque di avermela mandata. Mi ero segnata anche il nome e adesso non me lo ricordo più. L'ho stampata. Per quest'anno non ho abbastanza carnevale per fare tutto quello che vorrei fare. Ho visto che anche voi ancora state festeggiando perché ho visto Rosanna da Genova che mi ha mandato le fotografie. Dice le fritte di domenica grassa, perché questa domenica che si vede che quella dopo il martedì grasso a Genova la chiamano la domenica grassa. Bene, allora siccome io non voglio stare da meno, farò anche io le mie sfrappole, le farò giovedì in diretta con voi.
Allora, nel forno a bassa temperatura, dice Aida, per seccare le bucce delle arance. Alessandro ci mi trova sempre, certo, noi ci sentiamo, io te lo dico, nella bassa Toscana. Allora, vediamo, si mettono in forno a bassa temperatura, si fanno seccare e poi per fare la polvere forse si tritano, ma non perdono profumo facendo così perché in forno col caldo mi sembra che ne buttino fuori. Piante in giardino, arancio senza veleni, mangio l'arancia con tutta la buccia. Ah, grazie. Ma sempre si mangia con tutta la buccia, no, io ne mangio un bel po', non riuscirei, la verità. Mia cognata mangia i limoni a questo modo, con anche la buccia ci mette anche un po' di sale. E io l'ho assaggiato delle volte, erano buoni, però non, boh, non so. Ah, va bene, gustosissime le mie sfrappole, certo, caro. Ci va anche lì il succo dell'arancia, eh? Ci va il succo d'arancia, la scorza no, ma il succo dell'arancia. Poi vi darò la ricetta fatta per bene, ricetta imperdibile, certo, se voi lo volete fare. Anche il microonde, un po' alla volta stese per bene. Io il microonde non ce l'ho, non lo so usare. Però anche quello non sarà che... Ma io temo che col caldo perdano del profumo, invece forse no, eh. Buona serata e buonanotte, c'è qualcuno che già va a letto da Vancouver in Canada. Orpoti Paola, grazie di essere qui con noi. Speriamo che stiate tutti bene. Ecco, le ricette regalate sono un piacere condividerle con voi. Allora, proverò a fare allora anche le scorze di arancia, le provo, le proverò perché così vi racconto come sono venute. Vi farò vedere anche le mie, adesso non ce ne ho qua perché le ho tutte giù a USB, messe nello zucchero nel vetro, perché vedi che l'odore quando io le schiaccio del coso viene fuori e ho paura se le scaldo troppo che quando le vado a tirare fuori non sia più così buono, perché è vero che io lo metto a bagnomaria, ma poco poco, quel tanto che si sciolga lo zucchero e poi rimane tutto chiuso lì. Quando apro, allora sì che viene fuori l'odore, però perché è passato col caldo nello zucchero. Se invece lo lascio nel forno e lo lascio seccare, temo. Ah, dice Alfonsina che il profumo rimane. Si frullano il profumo, si frullano il profumo, si sente molto di più, dice Aida. Ah, provo, io provo, eh. Ciao da Genova, dice la Rita, il profumo rimane, dice l'Alfonsina. Beh, allora è evidente che sono collaudate. Ecco, ciao Silvia, allora però la proverò, lo voglio provare perché così vi dico anche io la mia, non cambia niente. Tanto le adoprerò perché giovedì facciamo le sfrappole e adoprerò il succo di arancia, mi rimangono le bucce, ma poi tanto io come dico tutte le sere... Almeno una, la mattina ne mangio una, la sera ne mangio almeno una, a volte due, perché magari mi allungo a fare delle cose e mi torna quell'asciuttino in bocca, insomma a me piace mangiare le arance. Eccoci qua. Tanto che ti seguo, sei stupenda, va bene, se ti trovi a Pestum, sarebbe Pestum con delle mozzarelle, della bufala, o a Pestum, quello dall'altra parte dell'oceano. Salutare da Cesena, quello non so dov'è, ci sono passata anche ieri, siamo passati in macchina, ci siamo anche un po' spaventati a Ravenna perché ci hanno detto 1 chilometro di coda, ho detto Dio, no, come in agosto, e invece non c'era proprio 1 chilometro di coda, ma un bel rallentamento al raccordo quando arrivano tutti quelli che arrivano da Lido di Spina, dalla parte del Ravennate, un pochino di rallentamento c'è stato. In compenso devo dire che appena siamo arrivati, passata Cattolica, arrivati in Emilia-Romagna, la nebbia ha cominciato a calare perché giù al mare c'era un bel sole giù a Ponte Sasso. Poi abbiamo, guarda, il tempo di mangiare un piatto di pasta che ho preparato giù, è cominciata a salire una nebbia, ci ha detto Roberto, che lui abita lì, che tutte le sere, tutti i pomeriggi viene su una nebbia fitta, 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 fitta. Abbiamo preso 32, siamo tornati verso casa nostra, quando siamo stati a Riccione già la nebbia era dissipata. Qualche cosina di foschia è rimasta, ma roba da ridere rispetto a quello che c'era là. Comunque, perché ho parlato della nebbia? Non mi ricordo più, sono bene che è andato, ho detto che ero un po' stanca. Va bene. Ciao Alessandra, forte bravo. Monzuno, beh, lì forse la nebbia non c'era. Allora, dice la Paola, è vero che la sera le arance sono indigeste? Allora, noi stasera ci siamo già rapportate in diversi, siamo già in 5-6 che le mangiamo sempre e non ci fa né caldo né freddo. Io mi ricordo che anche mia suocera le mangiava. Io credo che in Sicilia tutti le mangino, chi le ha lì belle fresche le mangia, il frutto di stagione.
Io le mangio e non mi fa né caldo né freddo, eh? Ecco la prova del cuoco. Ti scrivo dalla Sicilia a Cicatena. A Cicatena, deve essere un paese vicino a quello di mio marito, perché non mi suona nuovo questo nome. Tu le mangi, Rosaria, le arance di sera? Ti danno fastidio perché qui c'è una domanda, l'ho fatta anche io, perché io le mangio e sto benissimo, però dicono questa cosa qui e volevo smentirla, eh? Le conservo in freezer, unisco alla marmellata di prugna che faccio in estate, dice Viviana. Caspita, un'altra buona idea. Però quanto c'hai in freezer? Non lo so. Quanto spazio avete? Perché io, per esempio, lo vedete, è qui. Io ho solo questo perché non esistono più i frigo senza quel pezzettino di ghiacciaia, perché io non amo il freezer, va bene? Allora posso metterci giusto queste cose qua che mi possono servire ma se cominci a metterci tutto quello che ti può servire, perché c'è chi conserva anche delle verdure, delle cose, ce lo vuole bello grande, perché, come dico. Ah, ecco, Maria le mangia anche lei la sera. E non le fanno niente neanche Antonia. Vedi? Vedi? Sapete cosa c'è? Che bisogna ragionare con la nostra testa, fare provare, mai fermarsi a quello che ti dicono, perché ti prendono per... Dice, mio marito li mangia pure di notte, anche il mio. Intanto si alza, stricchi, stricchi, quello, le clementine che ormai in questo momento non arrivano più, ha detto, quelle, abbiamo finito l'ultima cassetta, non arrivano più. Però le arance, qualcun altro dice non fanno niente. Bene, allora abbiamo sfatato un mito sbagliato, le arance non è vero che hanno quella storia della mattina, pomeriggio, sera, le arance si possono mangiare sempre quando ci pare, eccoci. Bagnare di blu, le arance le mangia sempre, non le fanno niente neanche a Sonia, vede? Anche il marito di chi le mangia, dice adesso posso approfittare per chiedere come funziona, devi chiamare e prenotare. Ah, qualcuno lo sta chiedendo ad Alessandro, eh? Ah vabbè, bravo Alessandro, tu che sei venuto tante volte, spiega un pochino a tutti, perché io lo dico sempre, però magari non sono stata abbastanza chiara, tu che sei un amico, amico da tanto tempo. Un salutone da Cesena. Cioccolato, faccio con cioccolato quelle caramellate a mezzogiorno, sera, notte e mattina, buonissime. Ah, giusto, Donatella, penso proprio anche io che tu abbia ragione. Allora, finiamoci il nostro discorso, così poi vi posso lasciare andare a casa, no? Allora, abbiamo visto che mia nuora mi ha detto che è andata a San Giovanni per Persiceto e c'era il carnevale domenica. Mia cognata è andata a Minerbio al carnevale. Io non so se a Fano ci fosse perché, come dico, ho fatto giù una toccata e fuga. Però mi sembra di non essere l'unica io che vuole continuare col carnevale. Io nel dubbio giovedì farò le sfrappole e casomai ci facciamo due chiacchiere, ci salutiamo se non vi interessano, ma sempre visto che anche, cioè, vi sono piaciute vederle. E vediamo come si deve fare per averle così belle, sottili, sottili e friabili. Poi io ve le faccio vedere, poi voi le fate se volete, se non le volete fare, fate come vi pare, va bene? Adesso vi saluto, ci vediamo. Giovedì ore 21 su YouTube, mi raccomando, su YouTube per la ricetta, faccio così perché adesso non mi serve di leggere o mi serve. Buona serata, anche la Bruna mangia le arance, bravi, scrivetemi che poi faccio un resoconto, anche se mi sembra di capire che siamo già in tanti che le mangiamo e non ci danno fastidio. Quindi ci vediamo giovedì, vi aspetto giovedì su YouTube, avrò il mio amico che mi aiuta, come sempre, Fabio, e così abbiamo qualcosa di cui discutere, va bene? A giovedì, buona serata a tutte, sono da mangiare le arance e alla faccia di chi dice che fanno male, starò benissimo. Ciao amici, buona serata. Ciao a tutti e a tutte. Allora, vediamo, buona serata, anche voi mi dite buona serata, buonanotte, buona serata, buona, sarà buonissimo, mangio l'arancio. Ciao.